Il Signore disse a Mosè: Comanda agli Israeliti che tornino indietro e che si accampino davanti a Pi'achirot, tra Migdol e il mare, davanti a Baal-Zephon. Di fronte ad esso vi accamperete presso il mare. Il Faraone penserà degli Israeliti: Vanno errando per il paese, il deserto li ha bloccati. Io renderò ostinato il cuore del Faraone. Ed egli li inseguirà. Io dimostrerò la mia gloria contro il faraone e tutto il suo esercito, così gli egiziani sapranno che io sono il Signore. Essi fecero in tal modo. Quando fu riferito al re d'Egitto che il popolo era fuggito, il cuore del faraone e dei suoi ministri si rivolse contro il popolo. Dissero: Che abbiamo fatto lasciando partire Israele? Così che più non ci serva. Attaccò allora il cocchio e prese con sé i suoi soldati. Prese poi 600 carri scelti e tutti i carri d'Egitto, con i combattenti sopra ciascuno di essi. Il Signore rese ostinato il cuore del Faraone, re di Egitto, il quale inseguì gli Israeliti, mentre gli Israeliti uscivano a mano alzata. Gli egiziani li inseguirono e li raggiunsero, mentre essi stavano accampati presso il mare. Tutti i cavalli e i carri del faraone, i suoi cavalieri e il suo esercito si trovarono presso Pi'achirot, davanti a Baal-Zephon. Quando il faraone fu vicino, gli israeliti alzarono gli occhi. Ecco, gli egiziani muovevano il campo dietro di loro. Allora gli israeliti ebbero grande paura e gridarono al Signore. Poi dissero a Mosè: Forse perché non c'erano sepolcri in Egitto ci hai portato a morire nel deserto? Che hai fatto portandoci fuori dall'Egitto? Non ti dicevamo in Egitto, lasciaci stare e serviremo gli egiziani, perché è meglio per noi servire l'Egitto che morire nel deserto. Mosè rispose: Non abbiate paura, siate forti e vedrete la salvezza che il Signore oggi opera per voi, perché gli egiziani che voi oggi vedete non li rivedrete mai più. Il Signore combatterà per voi e voi starete tranquilli. Il Signore disse a Mosè: Perché gridi verso di me? Ordina agli Israeliti di riprendere il cammino. Tu intanto alza il bastone, stendi la mano sul mare e dividilo, perché gli Israeliti entrano nel mare all'asciutto. Ecco, io rendo ostinato il cuore degli egiziani, così che entrano dietro di loro, e io dimostri la mia gloria sul faraone e tutto il suo esercito, sui suoi carri e suoi cavalieri. Gli egiziani sapranno che io sono il Signore quando dimostrerò la mia gloria contro il faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri. L'angelo di Dio che precedeva l'accampamento di Israele cambiò posto e passò indietro. Anche la colonna di nube si mosse e dal davanti passò indietro. Venne così a trovarsi tra l'accampamento degli egiziani e quello di Israele. Ora la nube era tenebrosa per gli uni, mentre per gli altri illuminava la notte. Così gli uni non poterono avvicinarsi agli altri durante tutta la notte. Allora Mosè stese la mano sul mare e il Signore, durante tutta la notte, risospinse il mare con un forte vento d'oriente, rendendolo asciutto. Le acque si divisero. Gli Israeliti entrarono nel mare asciutto, mentre le acque erano per loro una muraglia a destra e a sinistra. Gli egiziani li inseguirono con tutti i cavalli del faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri, entrando dietro di loro in mezzo al mare. Ma alla veglia del mattino il Signore dalla colonna di fuoco e di nube gettò uno sguardo sul campo degli egiziani e lo mise a rotta. Frenò le ruote dei loro carri, così che a stento riuscivano a spingerle. Allora gli egiziani dissero: Fuggiamo di fronte a Israele, perché il Signore combatte per loro contro gli egiziani. Il Signore disse a Mosè: Stendi la mano sul mare, le acque si riversino sugli egiziani, sui loro carri e sui loro cavalieri. Mosè stese la mano sul mare e il mare, sul far del mattino, tornò al suo livello consueto, mentre gli egiziani, fuggendo, gli si dirigevano contro. Il Signore li travolse così in mezzo al mare. Le acque ritornarono e sommersero i carri e i cavalieri di tutto l'esercito del faraone, che erano entrati nel mare dietro a Israele. Non ne scampò neppure uno.
Invece gli Israeliti avevano camminato sull'asciutto in mezzo al mare, mentre le acque erano per loro una muraglia a destra e a sinistra. Ciao bambini, ciao bambine. Che ne dite se facciamo un bel ripasso di quello che abbiamo detto durante l'incontro di domenica? Cominciamo. Come prima cosa stiamo leggendo un'altra pagina del secondo libro della Bibbia, che si chiama Esodo. Dopo l'incontro tra Mosè e Dio, che ci è stato presentato nel meraviglioso racconto del roveto che brucia, Mosè va dal faraone per convincerlo a lasciare andare gli ebrei, che sono trattati molto male in Egitto. Ma il faraone si rifiuta. Dopo tante avventure, finalmente gli ebrei riescono a uscire dall'Egitto e arrivano fin nei pressi del mare. Ma a questo punto succede qualcosa di inaspettato. Il faraone si pente di aver lasciato scappare gli ebrei e decide di raggiungerli e catturarli. Così si mette al loro inseguimento. Quando arriva vicino all'accampamento, gli ebrei lo vedono e hanno paura e gridano contro Mosè, accusandolo di averli condotti nel deserto per morire. Dopo questi avvenimenti c'è il famoso racconto del passaggio del mare. Bene, dopo questo brevissimo riassunto vediamo le cose più importanti. Primo, anche in questo racconto troviamo il mare e, come ormai già sappiamo, è il simbolo del male. Gli autori di questo racconto, infatti, partendo da un episodio storico prodigioso nel quale gli ebrei, grazie a una specie di bassa marea, erano riusciti a fuggire dagli egiziani, costruiscono un'immagine simbolica potentissima. Portano il lettore, quindi anche noi, sulla riva del mare insieme agli ebrei. Ci mostrano la vastità del mare e quindi l'impossibilità di attraversarlo. E qui inseriscono il simbolo. Il mare è il male, in questo caso la schiavitù, un male così grande che sembra impossibile anche solo affrontarlo. E di fronte a un male così viene solo voglia di gridare e di piangere, o al massimo di pregare Dio di aiutarci Lui, di intervenire con un miracolo per liberarci. Ma Dio da noi vuole di più, perché Lui crede in noi. Vuole che riscopriamo il fuoco che ci ha messo nel cuore per fidarci di Lui, per credere nella forza dell'amore e combattere contro il male, affrontarlo con coraggio. Infatti, mentre Mosè cerca di calmare il popolo dicendo che Dio interverrà a salvarli, Dio gli fa una domanda che ci lascia di stucco. Perché gridi verso di me? Ma come? Dio rimprovera Mosè perché si fida di lui? Esatto. Vuol far capire a Mosè che la fede non è aspettarsi sempre miracoli, ma fidarsi della potenza di Dio, che è l'amore, e quindi agire per attraversare il male e raggiungere la libertà. Non sarà infatti Dio ad aprire il mare, ma Mosè con la sua mano. E questo racconto ci insegna che anche noi siamo come Mosè. Ad esempio, quando una persona ci racconta una sua difficoltà e noi non andiamo via, ma la ascoltiamo. Oppure quando nostro fratello o sorella ci danno fastidio e noi chiediamo aiuto, non risolviamo tutto picchiandoli. E infine, se un nostro compagno o una nostra compagna a scuola vengono trattati male e noi li difendiamo, noi stiamo stendendo la mano sul mare come Mosè. Ecco, bambini, il segreto.
La fede fa miracoli, cioè cose meravigliose, quando ci si fida del fuoco d'amore che Dio ha messo nel nostro cuore.